Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Nella cucina che poi, come sapete tutti o come sanno quelli che mi seguono, che seguono le mie ricette, è il mio regno. E oggi è il 10 dicembre e ho voluto seguire l'appello lanciato da Slow Food già dal 2009 di celebrare il Terra Madre Day. Che cos'è il Terra Madre Day? Non è altro che l'invito a consumare prodotti locali. E come sapete io con questo invito ci vado veramente a nozze. Sono appena tornata dal mercato dove ho fatto incetta di verdure, di farina e di ricotta e vi farò vedere adesso come ho trasformato questi prodotti in gustose ricette. Con questa splendida scarola, per esempio, ho fatto una buonissima focaccia. Allora, ho impastato semplicemente mezzo chilo di farina di semola di grano duro. Già vi ho parlato, mi pare, in altre ricette della semola di grano duro del senatore Cappelli, quindi ho utilizzato quella. E farina che viene coltivata, grano, cioè che viene coltivato qui a pochi chilometri da noi, precisamente a Specchiagallone. La scarola anche di un'azienda agricola di Copertino. Però tenete presente che per fare la focaccia ho utilizzato le foglie esterne, mentre queste più tenere le utilizzerò per un'insalata. Quindi con una scarola, o con due scarole, anzi qui ho utilizzato, faccio due ricette, un'insalata e una focaccia. Allora, ho impastato la mia farina con il lievito naturale che è creato da me 3 mesi fa, semplicemente impastando dell'acqua e della farina. E ho fatto un semplice impasto per focaccia. Una volta stesa la nostra focaccia nella nostra teglia, diamo un attimo per farle riprendere la lievitazione, dopodiché la inforniamo giusto con un filo d'olio. L'ho rimessa fuori, l'ho cosparsa con la scarola fatta appassire, eccetera, e poi sopra una bella manciata di pinoli che una volta tostate ci daranno quel bel gusto croccante. Allora andiamo a sfornare la nostra focaccia. Passiamo ora all'utilizzo dei nostri broccoli, verdura meravigliosa, decisamente di stagione. Che cosa abbiamo fatto con i nostri broccoli? Allora, li ho semplicemente sbollentati in acqua bollente salata, esattamente come faremo noi adesso. Mi raccomando, il sale quando bolle l'acqua. Ecco qui. Li faremo cuocere pochissimi minuti perché devono essere ben al dente. Dobbiamo raffreddarli immediatamente. Io ho utilizzato un abbattitore perché mi mantiene vivo il verde del broccolo. Nel frattempo, però, mi ero già preparata una bella sfoglia all'uovo, utilizzando sempre la semola di grano duro Senatore Cappelli che abbiamo utilizzato per la focaccia. Ho utilizzato 100 g di semola di grano duro e un uovo per 100 g di farina. E con l'aiuto di una sfogliatrice ho ottenuto la mia lasagna fresca. Vedete che bel colore giallo? Poi l'ho sbollentata nella stessa acqua dei broccoli, ovviamente, esattamente come facciamo con le orecchiette quando cuciniamo le orecchiette con le cime di rapa, utilizziamo anche l'acqua di cottura della verdura, perché ovviamente è ricca di sali minerali. Ecco qui, togliamo, vedete come sono belli verdi i nostri broccoli? Dobbiamo assolutamente conservare questo verde. E dopo la scolo in una coppa con acqua fredda. E la poso ad asciugare su una tovaglia asciutta. Passiamo ora alla composizione della nostra lasagna. Per questa sfoglia con i broccoli ho utilizzato anche dell'ottima ricotta di pecora. Però, anche se che utilizzarla così, no? Diciamo, ho voluto renderla un po' più delicata, quindi l'ho passata, ho utilizzato il mio robot, fantastico, da 15 anni è il mio grande aiuto. Ho utilizzato il robot e quindi ho frullato un po' la ricotta con una goccina di latte fresco e una bella manciata di parmigiano. Io ci ho messo anche un pizzico di noce moscata, se piace anche a voi aggiungetelo. Quindi andiamo adesso a comporre la nostra lasagna. Questa è la lasagna che abbiamo, ripeto, cotto nell'acqua stessa dove abbiamo cotto i broccoli. Disponiamo uno strato di lasagna. Nel frattempo ci siamo ripassati anche i nostri broccoli spadellati con olio extravergine sempre, uno spicchio d'aglio in camicia e due acciughine. Adesso componiamo la nostra lasagna mettendo prima un bel po' di crema di ricotta che darà
la morbidezza alla nostra lasagna. Poi aggiungiamo dei broccoli. Ecco qui. Questa è una proposta decisamente che sarà decisamente amata dai vegetariani, chiaramente. Aggiungo ancora un po' di parmigiano. Però potete renderla ancora più ricca, per esempio, anche per il pranzo delle feste, per delle feste che sono ormai alle porte, stanno per arrivare. E potete, dicevo, arricchirla con del prosciutto, preferibilmente di Praga o prosciutto alle erbe, alternando quindi gli strati, sempre. Allora, metto un altro, vedete che la metto in senso contrario, così da creare una scacchiera con le sfoglie e quindi avere una fetta perfetta al taglio della lasagna. Un'ultima manciatina di parmigiano e permettetemi, per chiudere, l'olio extravergine d'oliva nuovo, appena fatto. Giusto un girino e inforniamo in forno già caldo a 200 gradi. Vediamo un attimo la nostra lasagna, come sta? Eccola qui, direi proprio che è pronta. Sprigiona un profumo meraviglioso. Mangiamola qui, aspettiamo che si raffreddi un po' e poi la gustiamo. Vi invito ancora a celebrare il Terra Madre Day, oggi, 10 dicembre, ma non solo, quando potete fatelo sempre, utilizzate possibilmente, quanto più possibile, i prodotti locali, andate ai mercati a comprare le verdure dei nostri agricoltori, anche perché fanno un gran bel lavoro e ci consentono di portare sulle nostre tavole dei prodotti freschi e genuini. Allora, ho preparato per voi stamattina anche il pane, sempre con la semola di grano duro Senatore Cappelli, inutile che ve lo dico. Quale miglior modo per gustare il pane di grano duro appena fatto? Metterci sopra dell'olio extravergine d'oliva, sempre quello nuovo ovviamente, vedete che bel colore verde? E adesso io faccio un brindisi per voi, alla vostra salute. Pane e olio. Arrivederci.